Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 14. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Quale Contatto. Ciao. Stagione 14, episodio 162, Mio Podcasting. UAV UCAV Unmanned Combat Aerial Vehicle nelle operazioni moderne. Di questo che andremo a parlare rapidamente in questo podcast. Link per espandere il tema lo trovate come al solito in descrizione di questo file. Dunque, andiamo con ordine. La ricognizione militare con UAV e mini micro UAV con l'impiego di sistemi commerciali è un podcast che vi consiglio di andare a visionare sulla mia bloggata, che fa da spunto per iniziare a commentare il relativo podcast. È un bel podcast, io vi consiglio di andarlo a visionare. Ok, all'altro di questo che cosa si può dire? Dunque, a parte il fatto che in Climate Fiction e dal 2010, 2016, 2016, 2017, 2017, 2018, 2018, 2018, 2019, 2020 e poi con Alba di Odissea 2022, ecco che si parla di droni, mini droni e ricognizione tattica e quant'altro, black box siberiana e quant'altro. Quindi se volete andare a espandere il tema, sempre nella mia bloggata troverete tutta una serie di input di contesto dei vari libri di Climate Fiction, in cui dal 2010 fino al 2000, ultimo è del 2022, Alba di Odissea, si parla proprio di queste cose, mini droni, droni, black box siberiana e quant'altro. Dunque, la guerra in Ucraina ha fatto aprire gli occhi? Sì, certamente ha fatto aprire gli occhi, perché sono cominciati a utilizzare in modo massivo una serie di droni, anche se prima già erano già stati utilizzati contro, diciamo, a mezzi corazzati, in particolar modo in guerre praticamente nella zona del Caucaso. Ora, che cosa si può dire per farla corta e breve? Dunque, è dal 2017 che ormai si è capito che i mini droni avrebbero incominciato a entrare anche su campi di battaglia, dato che nel 2017 ci fu una grande manifestazione di mini droni in Cina. Il Pentagono parla del multi-domain battle elaborato dal Pentagono, che però è fantascienza anche per gli australiani. C'è poi un rinvio a un podcast, An Australian Perspective on Multi-Domain Battle. Questo perché la sindrome di Kessler metterà fuori uso la totalità dei satelliti per intelligence, comunicazioni, reti di manutenzione F-35 inclusa, e persino uso di sistemi d'arma, smart ammunition e correzioni GPS e Galileo per rotte precise. E quindi da tempo in uso stanno incominciando a pensare ai mini satelliti per meno mantenere le funzioni GPS, nonché si incomincia a parlare di piattaforme stratosferiche, ossia praticamente dei grandissimi dirigibili che possono fare, diciamo, da ponti radio e per quando eventualmente si dovesse andare a perdere la, diciamo, il dominio satellitare. Dunque, inoltre, l'USARMY ha da tempo costruito un sistema esperto che contiene un database di tutte le missioni di guerra e gli esiti della Seconda Guerra Mondiale fino ad oggi. Questo aiuta gli ufficiali a pianificare un piano, perché il sistema esperto estrae dal passato tutti i rischi già accaduti in rapporto al territorio, arricchito ovviamente dalle informazioni dell'Inter di cosa potrebbe accadere in Nowcasting. Questo non significa che tutto quanto già accaduto in passato debba accadere di nuovo, ma il tool americano è a mio avviso un interessante assistente virtuale che è tanto più utile in sede di pianificazione per evidenziare i rischi tattici, quanto più l'Inter non ha informazioni e ne ha raccolto di errate a sua insaputa. Dunque, poi c'è una serie di link particolari
altre cose che vi possono dire, ecco, praticamente niente, nella guerra in Ucraina già i cinesi incominciano, praticamente gli strateghi cinesi, a puntare il dito sui satelliti, perché nell'8 marzo 2023 Al Jazeera, strateghi cinesi puntano il dito sulla costellazione Starlink circa l'efficacia delle armi USA in Ucraina. Come dire, un invito ai russi a tirar giù la costellazione Starlink per causare una rottura, diciamo, sia delle comunicazioni quanto della precisione dei sistemi d'arma ucraini, che sono prevalentemente basati su quello che la NATO e gli Stati Uniti e anche l'Italia, la Germania, la Francia, la Spagna e quant'altro gli mandano. Dunque, che cosa vi posso dire in generale? Niente, vi posso dire brevemente che già in Runaround un ufficiale italiano riportava l'esistenza di mini radar e jamming sull'isola del Giglio. In Grimmal Hell del 2016 il piccolo cartaginese Kumi testimoniava dell'esistenza di SIM card Gengis Khan inserite in smartphone Gengis Khan che permettevano di hackerare la rete GSM UMTS di Malta e di coordinarsi con i segnali satellitari del Beidou. Battle for Aswan 2016, il capocarro sergente Amjad dell'esercito egiziano riportò l'esistenza di sciami di mini droni esplosivi usati in massa per danneggiare e disabilitare mezzi corazzati. In For Reckons il sergente Graves dell'US Marine riportò l'esistenza di mini droni tattici NATO programmabili per pinpoint. Mini droni erano dotati di funzione ECHO, mentre il capitano Miller, sempre dell'US Marine Corps, riferì che i mini droni NATO equipaggiati di telecamera in alta definizione infrarosso e microfono direzionale, equipaggiati con punti radio criptati in tempo reale con notepad NATO, ecco, non erano equipaggiamenti stealth, perché le missioni elettromagnetiche, anche se criptate, dei mini droni NATO erano purtroppo rilevate dai tablet Gengis Khan. La stella verde, il colonnello Shao dell'esercito Gengis Khan, riporta l'esistenza di mini droni esplosivi che potevano essere appunto programmati con il posizionamento satellitare del Beidou Plus. Let's Light It Up del 2018, il colonnello Shao riporta l'esistenza di sciami di mini droni esplosivi con chip satellitari. Il comandante capitano Gertrude Lange Schulz della Marina Militare Tedesca riporta l'esistenza di MiG-24 degli incursori Gengis Khan dotati di missili a supercavitazione. Sergente Arkady Sokolov riferì dell'esistenza di mini droni Gengis Khan stealth usati dagli incursori Gengis Khan per effettuare delle nuove tattiche di combattimento. Il capitano Alton Lewis della Royal Air Force, pilota di F-35, riporta l'esistenza della sindrome di Kessler e spiega il fenomeno della black box siberiana. Il tenente Lung Nu spiega le tattiche aeree quanto le funzionalità di Su-27 Plus con informazioni da punti radio satellitari. Il sergente Elisabetta Ivanova della 297esima brigata missili di difesa aerea dell'esercito della Repubblica Zarina riferisce di missili ARM molto veloci che distruggevano le batterie S-300 e S-400. Tenente Carolina Smirnov, pilota di Yak-130, con al seguito due droni armati dotati di AI programmabili solo dal backseat dello Yak-130, spiega come e perché solo il velivolo Yak-130 poteva riuscire a volare a bassissima quota nel pericoloso e degradato contesto siberiano per offrire supporto aereo tattico. In Dogs of War, il sergente di nuovo Arkady Sokolov riporta la presenza di mini droni russi per fare ricognizione, e si parla sempre della black box siberiana e del blocco dei missili ICBM russi. A Lunga Marcia 2018 il sergente Zheng Zhu, incursore Gengis Khan, svela tutti gli equipaggiamenti e tattiche dell'incursore Gengis Khan in Siberia. In Battle for Kalinka del 2019 sempre il capitano Gertrude Lange Schulz della Marina Militare Tedesca, quanto il comandante Kozolov della Marina Militare Zarina e un ignoto comandante del sottomarino d'attacco inglese HM Anson riportano della battaglia per Kalinka.
quanto di un fantomatico F-14 Backfire Genghis Khan. Operation Yangtze Kiang 2019, il tenente De Zhao e il sergente maggiore Bao Li raccontano l'operazione Yangtze Kiang in Siberia. Son of Lesser Gods, il tenente Jim Gustofsky, il tenente Elisaveta Ivanova riportano la presenza di densissimi sciami di minidroni Genghis Khan che li usarono come missili ARM per la distruzione delle antenne radar dei sistemi S-300 e S-400. Infine in Alba di Odissea il tenente Rossi e il sergente Bellario, entrambi dei bersagli aerei, quanto il caporale di complemento Matteo Nerpetti, truppe di massa, riportano il fatto che l'esercito italiano ebbe in dotazione IFV M2 Bradley per fare COIN contro i cartaginesi con ampio uso di devoluzione alle truppe di massa, oltre alla presenza di droni stealth programmabili per pinpoint zone dotati di telecamera infrarossa e altri in alta definizione che però non disponevano di ponti radio in tempo reale perché tutto era registrato su un'ampia memory card che poi era scansionata dai plugins dell'intelligenza artificiale di un tab. Questo è più o meno tutto. Se volete andare a confrontare quanto diciamo si trova come informazioni nella climate fiction e quanto viene esposto in questi due webinar, UAV e UCAV, Unmanned Combat Aerial Vehicle, nelle operazioni moderne. Questo è quanto, il link lo trovate in descrizione, ciao, alla prossima!